Rinaldo Melucci, cosa è emerso in questo incontro importante contro questo decreto mille proroghe? Ma per fortuna c'è una sintonia larga ormai di tutte le forze politiche, immagino anche delle parti sociali, sul principio che questa città ha già dato troppo alla causa. Non si possono pensare di divergere i fondi destinati alle bonifiche, peraltro a supportare il lavoro dei lavoratori in AS verso altri scopi che sono quelli aziendali. È inutile girarci intorno e vestirli di, come dire, con belle parole come la decarbonizzazione. Credo che tutti i parlamentari si siano assunti l'impegno di presentare insieme e sostenere un emendamento che riporti la situazione legislativa, come dire, a prima di quella proposta uscita da Palazzo Chigi rispetto all'articolo 21 del mille proroghe, e dopodiché abbiamo anche in qualche maniera condiviso tutti quanti a tutti i livelli istituzionali, compresa la Regione Puglia, che bisogna finalmente convocare un tavolo per Taranto per il futuro dello stabilimento. Non è più il momento di, come dire, fare colpi bassi a questa città, di usare delle toppe per gli errori del passato. Bisogna avere una strategia compiuta, e in questa strategia il lavoro e la salute dei tarantini sono assolutamente la priorità. Contro in prefettura per il Movimento 5 Stelle era presente l'onorevole Cassese. Allora facciamo il punto della situazione. C'è un dato da sottolineare: è emersa una grande unità di intenti. Sì, questo è veramente estremamente positivo. Io già il 31 dicembre, alla prima lettura del mille proroghe, mi ero accorto di questo articolo 21, famigerato articolo 21, che in pratica toglieva le risorse delle bonifiche per spostarle sulla produzione dell'acciaio. E lanciai un appello a tutte le forze politiche per sostenere un percorso di soppressione di questo emendamento. Tra l'altro, volontà che poi anche altre forze politiche hanno manifestato nei giorni successivi. Oggi qui eravamo presenti numerosi, parti sociali e forze politiche, tutte quelle presenti hanno annunciato la volontà di procedere con un emendamento soppressivo, quindi tornare ovviamente alla norma precedente che destinava queste risorse per le bonifiche e non per la produzione. Ricordo anche importanti e ingenti risorse che o vengono utilizzate in questo momento per le bonifiche o probabilmente non le riusciremo mai più a realizzare. Qualcuno ha anche parlato recentemente di ritardi di bonifiche. Questo non è affatto vero, in quanto le risorse sono disponibili dal 2017, abbiamo avuto anche 2 anni di pandemia, ma dall'altro dietro ci sono una serie di iter autorizzativi e di caratterizzazione dei siti molto complessi. Oggi che siamo vicini alla rimozione di quei materiali pericolosi, siamo vicini alle effettive bonifiche, togliamo queste risorse per spostarle sulla produzione? Questo è inaccettabile, e il territorio oggi ha manifestato la volontà di non accettare questo tipo di indicazione che è provenuta dal governo. Grazie. La Carra, come è andato questo incontro? Quali le novità? Ma io penso che sia stato un buon incontro organizzato dall'OSB e in qualche modo con la regia della prefettura e del prefetto vicario. È stato sicuramente un incontro produttivo, perché poi si è concluso un impegno concreto, serio, dei parlamentari non solo del Partito Democratico che rappresento, ma anche di Forza Italia e del Movimento 5 Stelle, che presenteranno un emendamento teso alla soppressione dell'articolo 21. Naturalmente questo è un primo passo, perché poi bisognerà costruire un percorso che faccia sì che le bonifiche vadano avanti e che quei soldi vengano spesi, perché se il tema è che quelle risorse non sono state spese ancora per le bonifiche, bisogna dare risposta anche a un impegno che è stato assunto nel 2018 e che deve proseguire, perché credo che la salute e l'ambiente debbano essere al primo posto. Tra l'altro si coniuga questa esigenza con quella di mantenere in vita anche l'impegno sulle risorse umane che sono impiegate proprio per le opere di bonifica. Quindi diciamo che si coniuga l'esigenza della salute con quella del lavoro, e quindi mi auguro davvero che il governo faccia un passo indietro rispetto alla abrogazione, alla soppressione di quell'articolo 21 del mille proroghe, che francamente ha lasciato un po' tutti noi spiazzati.